domenica al cortile del Bargello proseguono le repliche dell'Inferno, un viaggio intorno a Dante messo in scena dalla Compagnia dell'Arte Azzurra con la regia di Dario Marconcini e la partecipazione dei cantori del Maggio di Buti. Alberto Severi. Perché mi sei? Perché mi peste? Perché mi moleste? Perché? Perché? Raramente l'orrore e lo sgomento dell'inferno senza senso che è o può essere la condizione umana nell'aldilà, ma anche e soprattutto nell'aldiquà, sono passati con tanta efficacia come in questo prezioso spettacolo, un inferno appunto, proposto in queste sere nel cortile del Bargello a Firenze. La sequenza dei perché, con la quale abbiamo iniziato il nostro servizio, rintracciati con pazienza certosina e riallacciati come un filo rosso nel corpo sterminato della prima cantica della Divina Commedia, esemplifica il lavoro fedelmente infedele con cui ha distillato, remixato, rielaborato Dante, senza profanarlo, la minuziosa scrittura scenica di Dario Marconcini, regista e anima del Teatro di Buti, e di Massimo Salvianti, capocomico dell'Arca Azzurra. E a rendere più provocatoria ma anche più feconda l'operazione, ecco l'apporto dei cantori del Maggio di Buti, a intercalare i brani danteschi con l'esecuzione di altri brani del poema, rielaborati creativamente da Enrico Pelosini in ottava rima, la cugina popolaresca del colto endecasillabo dell'Alighieri. Ne esce un viaggio intorno all'inferno che in realtà ne restituisce appieno la dolorosa potenza e l'originalità delle sue sconvolgenti visioni, proprio proponendone un punto di vista diverso e facendo giustizia di una certa sazietà d'overdose dantesca, quasi di assuefazione, instillata da troppe e più retoriche letture. E chi lo scrisse? In questo le parti corali e rapsodiche risultano particolarmente efficaci, ma anche gli assolo che si riservano agli attori dell'Arca Azzurra, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Giuliana Colzi, sebbene più prevedibili e tradizionali, Ulisse, Farinata, Francesca, Ugolino, brillano tuttavia per misura antiretorica, essenzialità e poesia. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza.